Ida Platano fa una segnalazione su Alessandro, che sbotta, vuole calunniarmi. Ida Platano ha fatto emergere una verità nascosta sul Cavaliere. La puntata di oggi di Uomini e Donne è iniziata con un acceso confronto tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. I due hanno continuato a discutere animatamente senza riuscire a chiarirsi. Ad un certo punto è intervenuta la tronista del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, la quale ha colto la palla al balzo per fare una segnalazione. Quando stavamo insieme sono successe delle cose. Lui diceva di Roberta che era lì ad aspettarlo e ne era certo. Diceva pure che chiunque scendesse per lei non lo voleva. Quest'ultima ha poi dichiarato di dire sempre la verità. Tuttavia il Cavaliere l'ha subito attaccata, non facendo mistero di credere che invece sia sempre stata una bugiarda. Tu sei la regina delle bugie. La tronista ha poi confessato che lui avrebbe detto di essere uscito in passato con Roberta più di due volte. Qui dite che siete uscite due volte, ma lui mi ha detto che vi siete visti almeno quattro volte. Alessandro Vicinanza ha perso le staffe e si è scagliato contro la tronista. Il Cavaliere di Uomini e Donne non c'è però stato ad ascoltare in religioso silenzio, continuando a negare di aver mai fatto certe rivelazioni a Ida Platano, la quale oggi è rimasta piacevolmente colpita da Ernesto. A me non sta proprio bene. E quali sono le altre volte? Le sapevi tu? Non avvisavo neppure la redazione? Ma come ti permetti di dire queste cose? Il protagonista del dating show quotidiano di Canale 5 ha anche ipotizzato che la tronista starebbe cercando di calunniarlo. Se tu vuoi calunniare oggi me la devi finire di dire bugie. Il Cavaliere ha rivelato che la tronista è sempre stata gelosa di Roberta Di Padua. Successivamente Alessandro Vicinanza ha anche rivelato che Ida Platano sarebbe stata sempre gelosa della rivale a Uomini e Donne. Sei sempre stata gelosissima di Roberta e diceva che svia aspettando Riccardo, ma non era vero. Quest'ultima si è però difesa con le unghie e con i denti facendo presente alla Di Padua che è normale che fosse una po' gelosa, visto che Alessandro non avrebbe fatto altro che parlare di lei quando stavano insieme. È normale. Parlava di te e a me dava fastidio. Roberta ha quindi confessato di avere più di qualche perplessità perché la scorsa stagione TV è uscito con la Platano e sembrava essere innamoratissimo e poi è venuta a sapere di tutti questi retroscena. A me fa strano. I tre hanno poi continuato a confrontarsi per un altro quarto d'ora. E in questa circostanza è pure venuto a galla che il Cavaliere sarebbe interessato a conoscere un'altra dama, preferendo però non svelare il nome. Inutile dire che Roberta non l'ha presa affatto.